2024 entrerà la primavera astronomica. Non mi resta altro che ringraziarvi e lasciarvi con il proverbio: nebbia a marzo mal non fa. Un caro saluto e al prossimo aggiornamento. È passato veramente dal no, ma andiamo a fare aperitivo, ma è tutta una scusa, è tutto uno scherzo. Morì in più di quanti ne sono morti in Cina. E oggi balliamo Dragon Ball GT sui balconi. Allora io dico, passi l'inno di Mameli, perché ci sta. Il bello è dell'inno d'Italia, è questo, che tutti sanno. Fratelli d'Italia, l'Italia di Roma, il Dio la creò. Poi mi parte il poropò, poropò. E non ricomincia con Fratelli d'Italia, ma ricomincia con... Non siamo da secol calpesti e derisi, perché non siamo popol, perché siamo divisi. C'ha un senso! Il problema è che voi, non conoscendo il vostro stesso inno, fate l'errore, perché noi inneggiamo il fatto che siamo stati da secol calpesti e derisi, perché non eravamo popol, perché eravamo divisi, mentre ora non lo siamo più e invece lo siamo ancora, l'abbiamo dimostrato. Questo governo vi ha preso per il culo. Potete uscire! Perché questo governo che cosa ha fatto? Poi in live su Facebook, dove uno può dire qualunque c'altro nata vuole. Conte è andato in live, come posso fare io? Mi raccomando, da domani tutti a casa, le attività tutte chiuse, rimarranno aperte solo quelle di beni principali. Conte ha parlato per sommi casi, realmente dovete stare a casa, io ve lo dico. Ma lui ve l'ha detto, ma non ve l'ha imposto, e vi ha spaventati, senza entrare nello specifico, e poi ha emesso un decreto ufficiale che voi potrete scaricare, scrivendoci tutto quasi il contrario di quello che ha detto. Se voi uscite da casa, scaricatevi il modulo dove ci sono scritte tutte le motivazioni e compilate regolarmente, ovviamente con una valida motivazione. Non vi potranno fare nessuna multa, perché è firmato da Conte, c'è scritto non c'è nessuno che si è preso la responsabilità realmente di chiudervi in casa. Anzi, in una cazzo di pandemia dove la gente in Italia muore, con internet a casa, le edicole servono? Con la televisione! Ma che cazzo siamo nel 43? Neanche scrive le edicole! No! Generalizza tutte le attività che vendono quotidiani, periodici, mensili, bimestrali. Se io ho una fumetteria posso stare aperto. Perché io vendo mensili! Le profumerie possono stare aperte! Con la pandemia! Che ci prendono per il culo pure i puffi! Che tanto moriranno tutti, e viva Gargamella! Siamo stati un popolo che conquistava il mondo, che nasce graziato da Madre Terra. Siamo l'unico posto su un pianeta intero a nascere all'interno di un ecosistema perfetto, un golfo che ci ripara dai venti forti, dai maremoti, che ci ripara dai climi avversi. Siamo una nazione così piccola in confronto a un mondo così grande, che detiene il 70% della cultura mondiale. La cultura è un potere da acquisire che vi può dare i mezzi per farvi capire che l'ignoranza in cui viviamo sta chiudendovi la mente. Il picco non finirà mai se siete non siete voi a uscire da questa situazione. Se no, altrimenti, vi faccio un altro pronostico. Se passeremo da schiavi degli America a schiavi dei cinesi! Noi non siamo alleati di nessuno! Perché non siamo al pari merito di nessuno. Ci trattano da schiavi, perché da soli non sappiamo governarci. Sono posseduto dall'Italia, dall'essere italiano, dal voler portare in cima il nostro essere. Artisti, poeti, navigatori, noi abbiamo scoperto l'America. Noi siamo andati in Cina a passargli la nostra cultura, che mentre noi sapevamo che cosa fosse sovverchiare un governo di Cesari, loro andavano ancora in giro con i costumi fatti di leopardo e cacciavano con le lance. E passiamo da una schiavitù all'altra, perché non siamo capaci ad imporci, perché siamo un popolo spento. Voi volete solo il calcio la domenica, con la speranza che lo facciano in mezzo alla settimana per vedere qualche partita del cazzo in più. Affacciatevi al balcone e urlate la vostra ragione, perché la ragione è quella che crea il mondo come dovrebbe essere. Credo che in questo momento si ha bisogno di consapevolezza, ci sia bisogno di rabbia, dei coglioni che dobbiamo tirare fuori. Però una cosa ve la voglio dire, a parte che quello che ci è arrivato dalla Cina lo stiamo pagando,
hanno mandato gratis. Però un grazie gli va detto, quantomeno ce lo stanno dando. L'Europa ci sta voltando le spalle per un semplice motivo, quello che ho detto finora, sul fatto che l'Italia è un paese eletto da madre terra, vero? E lo sanno tutti, tranne noi. È l'Italia che dovrebbe comandare l'Europa, non la Germania. Ci abbiamo la testa per farlo, ci abbiamo il cuore. Sapete perché ci stanno a pisci addosso veleno? Sapete perché lo spread che doveva scendere invece è salito alle stelle? È perché ci temono, ci hanno paura, che finalmente ci siamo resi conto.